Le gaffe di Schlein, incoerenze, comunicazione e controversie. Elly Schlein, una figura politica italiana conosciuta per la sua appartenenza al movimento progressista, è oggetto di numerose critiche. Le sue convinzioni politiche sono descritte come aderenti a dogmi progressisti, come l'inclusività e l'ambientalismo. Tuttavia, la sua interpretazione e l'applicazione di questi principi sembrano a volte confusi o inefficaci, portando a dichiarazioni pubbliche che sembrano prive di una comprensione chiara o un obiettivo tangibile. Uno degli episodi che hanno suscitato critiche riguarda una situazione in cui Schlein ha commentato il suo aspetto fisico, in particolare il suo naso. In risposta alle affermazioni online che lo descrivevano come un naso ebreo, ha dichiarato che era invece etrusco. Questo tentativo di affrontare il razzismo online è stato interpretato come maldestro e inappropriato. La coerenza di Schlein è stata messa in discussione, in particolare in merito alla sua vita privata. Nonostante abbia dichiarato pubblicamente di essere una donna che ama un'altra donna, è stata criticata per la sua reazione negativa a una foto pubblicata che la ritraeva con la sua compagna. Questa apparente contraddizione ha portato a interrogativi sulla sua sincerità e coerenza. Le competenze oratorie di Schlein sono state un altro punto di critica. Alcune delle sue dichiarazioni pubbliche e interviste sono state descritte come confuse o insensate. In alcuni casi, le sue parole sembrano non avere un obiettivo chiaro o un significato comprensibile, alimentando dubbi sulla sua abilità di comunicare efficacemente le sue posizioni e idee politiche. Schlein ha anche affrontato le critiche per un commento riguardante la tragedia del Titan, un incidente in cui sono morte molte persone. Ha paragonato la risposta a questa tragedia con l'approccio dell'Europa verso i migranti, suggerendo che l'attenzione e i mezzi impiegati nella ricerca dei dispersi del Titan erano eccessivi rispetto agli sforzi per salvare i migranti in mare. Questa dichiarazione è stata criticata come insensibile e fuorviante. Infine, Schlein è stata criticata per la sua apparente tendenza a sostenere cause di moda o popolari, senza una chiara coerenza o visione politica. Ci sono suggerimenti che potrebbe trarre beneficio dal miglioramento delle sue competenze oratorie e dalla sua conoscenza della storia italiana, piuttosto che concentrarsi su problemi di attualità o tendenze popolari. Infine, Schlein è stata criticata per la sua apparente tendenza a sostenere cause di moda o popolari, senza una chiara coerenza o visione politica. Ci sono suggerimenti che potrebbe trarre beneficio dal miglioramento delle sue competenze oratorie e dalla sua conoscenza della storia italiana, piuttosto che concentrarsi su problemi di attualità o tendenze popolari. In che modo, secondo te, Schlein potrebbe migliorare la sua efficacia come politica e leader? Quali passaggi dovrebbe intraprendere per affrontare e superare queste critiche? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.